Benvenuto Salve. ad Antonio eh, Regoli, educatore cinofilo. L'ho detto bene? Certo. Perché io avevo parlato di addestratore, poi magari ci spiegherei qual è la differenza. Beh, però sì. è educatore cinofilo perché eh, c'è un tema importante di scottante attualità, quello dell'aggressione dei cani nei confronti delle persone, dei bambini. Abbiamo recuperato anche degli articoli di giornale, abbiamo recuperato anche degli spunti dal nostro sito di Antenna Sud. Proviamo a vedere il problema da un altro punto di vista, che è quello degli animali, e quindi parleremo del loro linguaggio. Lo faremo fra pochissimo, intanto vediamo insieme lo speciale che ha realizzato Gianmarco Sansolino su un appuntamento che si è tenuto nei giorni scorsi a Brindisi, nell'istituto alberghiero, per parlare di aspetti critici, ma anche delle opportunità del territorio fra Taranto e Brindisi, un'iniziativa che è stata organizzata dalla Cisla. Vediamo. Porto infrastrutture agricoltura sinergia e rete al centro del convegno organizzato dalla CISL Taranto Brindisi sul tema sviluppo del territorio tra crisi e opportunità. Qual è il valore aggiunto dalla nuova Camera di Commercio? Qual è il reale stato di salute del porto? Qual è il futuro dei lavoratori della Federico II e dell'indotto ancora? Come potenziare l'agricoltura? Sono solo alcuni degli argomenti approfonditi nel corso del confronto che si è tenuto a Brindisi. Noi la strategia è abbastanza chiara. Abbiamo necessità di fare sistema sul territorio, abbiamo necessità di fare sistema con la politica, con le istituzioni, con le parti sociali, eh, abbiamo necessità di un patto sociale che affronti. Le questioni del lavoro, le questioni sociali, ma soprattutto abbiamo la necessità di un confronto che è quello che sostanzialmente sta mancando in questo contesto temporale. E quindi noi, attraverso anche questa iniziativa questa mattina, ma che come Cislo Puglia abbiamo rilanciato un po' su, su tutta la regione, in ogni territorio. Vogliamo riannodare i nodi del dialogo, del confronto, ma soprattutto vogliamo fare le nostre proposte. E quindi questa mattina lo faremo a livello regionale, anche rispetto alle presenze, agli interlocutori, agli invitati, e lo faremo anche agli stakeholder territoriali, perché secondo noi sono fondamentali per come dire, risollevare anche le sorti di questo territorio Taranto-Brindisi. Momento di confronto con Confindustria. Uh, le realtà del, diciamo, delle autorità portuali, i due assessorati, noi intendiamo far emergere le opportunità di questi territori, opportunità che possono sicuramente risultare molto, molto utili per salvaguardare sistemi produttivi e anche bacini occupazionali che in questo momento stanno affrontando una imponente riconversione industriale opportunità che possono servire anche per dare risposte ai tanti ragazzi e tante ragazze che purtroppo sono costrette ad emigrare dalle nostre comunità per questioni di lavoro più che altro per lavoro ben pagato o lavoro che possa dare una gratificazione professionale. Quindi questo faremo oggi, non tanto puntare sulle criticità, delle quali ormai le conosciamo molto bene, come sindacato siamo impegnati quotidianamente, ma puntare sulle opportunità. Questo faremo oggi, opportunità che ovviamente devono dare contenuto allo sviluppo e alla crescita di questi territori. La Camera di Commercio vuole vedere e può vedere, ma credo che dovrebbe vederlo anche tutto il territorio delle due province, e la fusione delle due Camere di Commercio in un'unica Camera di Commercio come un'opportunità unica per cogliere quanto di, di buono c'è, quanto di simile c'è ed esaltarne al tempo stesso le diversità dei due territori. Noi abbiamo due sistemi agricoli, agricoli perfettamente complementari, così diversi fra loro, con una grande predominanza dei vini nella parte salentina e della parte degli agrumi per esempio nella parte ionica. Abbiamo due porti e due aeroporti sui quali puntare, abbiamo l'economia del mare con le sue similitudini da affidare. Da... Finale. Abbiamo un sistema turistico che per alcuni versi sulla parte eh brindisina vede una grande eh capacità di attrazione da parte degli operatori e magari pochi spazi per continuare questo percorso attrattivo dalla parte ionica, abbiamo al contempo invece spiagge e luoghi meravigliosi e probabilmente non abbiamo sufficienti operatori in grado di cogliere le opportunità. Io credo che mettere a sistema queste cose sia, oltre che un dovere e un impegno della Camera di Commercio, sia il cogliere in un periodo di Abbiamo due sistemi industriali, con le problematiche ambientali che possono trasformarsi in una grande opportunità sia dall'una che dall'altra parte. Questo è lo speciale, la voce era la mia quindi non è che non la riconosco, però è stato curato il montaggio da Gianmarco Sansolino. Veniamo a noi, partiamo Antonio da uh, un episodio di cronaca, ahimè l'ennesimo, bimbo ucciso da due pitbull, il dolore dello zio, quei cani hanno ucciso anche il padre, cronist, eccolo qui. Abbiamo scelto questo soltanto perché è l'ultimo in ordine di tempo, la data è del 23 aprile, quindi è accaduto lunedì di. Ora eh, noi vorremmo affrontare questo discorso in maniera seria e soprattutto completa facile eh, ogni volta ehm, diciamo emozionarsi anche no? di fronte a notizie di questo tipo soprattutto quando si tratta eh, di bambini che non scelgono di essere in compagnia dei cani ma dal punto di vista dell'educatore cosa possiamo dire? Intanto io ti chiederei di eh, spiegare anche se poi in tanti lo sanno quali sono le razze più eh, pericolose, più aggressive ammesso che di razze pericolose dal vostro punto di vista cioè degli educatori si possa parlare e poi come possiamo fare per evitare che accadano queste, queste tragedie? Ecco, il discorso è abbastanza eh, complesso e, ed è bene iniziare con la spiegazione di cosa significa essere educatore e cosa addestratore sì. l'addestratore è si occupa di, la parola stessa lo dice, rendere destro un cane, cioè essere capace di svolgere dei compiti. Eh, questo significa che prescinde eh, la parte importante della vita del cane, cioè quella eh, che va dalla nascita ai tre mesi. Eh, l'educatore invece, è, il termine lo dice, educere, tirare fuori, quindi significa che l'educatore conoscendo la psicologia canina, conoscendo eh, i momenti dello sviluppo psicologico dei cani, riesce a eh, insegnare loro la maniera corretta di vivere insieme all'essere umano. Dobbiamo tenere presente che il linguaggio dell'essere umano e il linguaggio del cane sono completamente diversi, yes. mm. sono diversissimi e quindi il compito dell'educatore è creare un linguaggio che sia un uh, avvicinare i linguaggi Bravissima, bravissima, mm. rendere il linguaggio umano il linguaggio canino comprensibile da entrambi. Questo ovviamente è, è una cosa importante perché perché eh, il ruolo dell'educatore è quello intanto di eh, consigliare eh, il cane da prendere, la razza da prendere. Ma io di razza non voglio essere così selettivo perché in effetti esistono tantissimi meticci che sono degli ottimi cani, equilibrati e tutto. Ma, ma importante invece è il percorso che viene fatto. Avere a questi cuccioli. Sì, cioè... ma non, non ci sono tante notizie di cronaca in cui il meticcio aggredisce, diciamo, uh, l'uomo. In genere, Antonio, si parla di Rottweiler, si parla di Pitbull, sono sempre gli stessi. Sì. Per quanto si possano avere dei preconcetti, poi ci sono sì. i dati. Io capisco sì. che chi ama gli animali ama anche queste, queste razze, sì. ma eh, dobbiamo. Oramai il problema il fenomeno è considerevole, come certo. facciamo Antonio? Certo, allora la questione è di mettere... Eh, questi mi sembrano linguaggi non avvicinabili, <ride> o oh, si può fare? Sì, sì, si può fare okay. sicuramente, si può fare sicuramente. Allora, ehm, la questione è di mettere in eh, prima pagina i Pitbull o i Rottweiler o sì. altre razze, credo che sia... Permettimelo, sì. una scelta forse del, dei giornalisti, perché di sì. cani sì. che eh, mostrano aggressione verso i cani e verso le persone ci sono anche i meticci. Infatti, al canile, okay. ai canili comunali è pieno di cani che entrano perché eh, hanno aggredito e sono anche meticci. Quindi, non direi che è il cane di razza e le razze particolari. Eh, tipo i molossoidi, tipo il dogo di Doberman, Pitbull, Do ecco. Rottweiler, Ma, Mastino mh, napoletano, bulldog sì. americano, Bull Terrier, sì. Siberia Laschi, sì, sì. anche Laschi. Sì. Però ecco, io voglio essere dogo voglio essere molto, sì. eh, come dire, eh, eh, non. Eh, senza pregiudizi rispetto sì. alla razza, perché... E anche ripeto, noi ci stiamo provando, altrimenti eh, non avrebbe senso... Considera che spazio. io lavoro nel mio rifugio, ho lavorato un anno nel canile comunale di Brindisi, ho, sono 40 anni che lavoro con i cani, quindi di conseguenza eh, avere avuto esperienze di cani che aggrediscono, ti posso garantire che la razza non mm. è quello okay. che fa il cane aggressivo quindi è un luogo comune è un che luogo comune, sfatare. è vero, è verissimo infatti quello che io tante volte cerco di, ehm, di promuovere a livello comunale sono degli incontri formativi per chiunque cittadino voglia prendere un cane o acquistarlo o prenderlo in adozione dal canile comunale o in qualsiasi modo se lo voglia procurare perché? Perché se il comune Fa questo. Uno, aiuta eh, il cittadino a avere meno problemi no, rispetto all'educazione del proprio cane, perché c'è personale competente che gli spiega come fare a non incorrere in problemi. Ma ancora a maggior ragione è una questione anche economica, nel senso che se viene fatto questo, non ci saranno poi restituzioni di cani che sono stati presi in adozione dal canile, hanno avuto problemi a casa. Le persone li restituiscono al canile. Cioè tutto un, un ciclo. Brutto per qualche motivo, che non è sicuramente virtuoso. È accaduto tra l'altro in questi giorni anche a Francavilla Fontana, ne abbiamo eh, parlato ampiamente. Anche lì i comuni poi non sanno che pesci prendere perché magari si stabilisce eh, qualcosa e puntualmente invece eh, poi non si può fare certo. e si agisce in maniera eh, differente. Certo. Facciamo un esempio pratico: sì. ci sono dei segnali a proposito di linguaggio dei sì. nostri cani? io Faccio però quell'esempio del pitbull, del rottweiler, mm. no? Ci sono dei momenti in cui il cane non va disturbato? Ci sono ecco. Eh, ecco, delle indicazioni che ci puoi dare? Certo. Eh, poi però ti chiedo, che cosa succede quando un cane mh, aggredisce una bambina che sta dormendo? Cosa certo. può essere accaduto certo, secondo te certo. in quel momento? Guarda, eh, mi hai tolto le parole di bocca, perché io volevo andare proprio su questo argomento. Allora ci sono... Eh, purtroppo l'abitudine la, di premiare un cane che esegue un compito, un esercizio, anche il semplice banale seduto, noi siamo abituati a premiare il cane che si siede. Ecco, la cosa che non siamo abituati a premiare è semplicemente la calma del cane, è una cosa anomala, no? per noi premiamo la calma, che significa? Significa soprattutto saper rispettare quelli che sono i rituali del cane, perché se un cane sta riposando, Nessuno deve andare a disturbarlo, nel senso che eh, ha i suoi cicli. Se sta riposando, è inutile andare lì a disturbare. Ecco uno di quegli eh, esempi errori Purtroppo, che commettiamo? Errori che commettiamo, ma a dicembre ne è successa un'altra cosa che non è uscita sui giornali, cioè c'è un, un pitbull a Brindisi che ha quasi staccato un orecchio al ragazzo, a un adolescente. Che si era ritirato alle 11 di sera e ha trovato il cane con il suo papà che guardavano la televisione. Il cane stava riposando e è andato velocemente a baciare la testa del cane. e Il cane si è svegliato e gli ha staccato quasi un orecchio. Il cane non aveva mai avuto comportamenti aggressivi, alcuni in questo caso ha fatto una cosa che apparentemente è gravissima. Ma se uno, sa, non contestualizza. se uno sa che al cane non bisogna avvicinarsi e piegarsi addosso mentre sta dormendo, ma nemmeno mentre sta sveglio, perché ci sono alcuni comportamenti che vanno insegnati al cane. Cioè il cane ha delle zone dove non gli piace essere accarezzato. Quali sono queste zone? Per capire. Ecco, allora, la faccia al cane non piace essere toccato sulla faccia. Okay. Gli si può insegnare. Al cane non piace essere toccato. Oppure semplicemente lo si può rispettare. Sì, ma è molto meglio insegnargli mm. ad accettare il nostro modo di comunicargli l'affetto, no? Perché toccarlo sulla faccia o in altri punti che ora ti, ti dirò è un nostro modo di dimostrargli affetto, ma non è la comunicazione che lui preferisce. <ride> certo, tra cani. <ride> Certamente. Quindi, che succede? Le zampe non gli piace che gli si tocchino, la coda non gli piace che gli si tocchi, i genitali non gli piace che gli si tocchi. Ci sono alcune parti, tipo al centro del petto, la pancina, sul dorso e sui, sul torace, che gli piace essere accarezzato. Allora, se si inizia al cucciolo di pochi mesi, che è appena arrivato a casa, a fare le giuste cose che qualcuno deve insegnare. I problemi non nascono proprio perché il cane impara come vuole essere toccato, e impara quali sono i rituali, il rituale del cibo, i rituali di dove deve dormire, il rituale dell'inserimento della pettorina. Mi chiamano per le cose più disparate al telefono, non riesco a uscire il mio cane da casa perché non riesco a mettergli il guinzaglio, la pettorina, okay. il collare. Cioè, cose veramente... Tutto Strane. questo che, ahimè, comporta uno stress anche per l'animale, che viene umanizzato evidentemente. Brava, perché brava. Eh, io non lo so se ai cani piace essere baciati sulle labbra, questo me lo potresti. Non piace no. essere baciato, questo piace <ride> al padrone, certo. ok? Quindi. Alla fine probabilmente abbiamo commesso un errore che è quello di umanizzare l'animale. Certo. Allora poi la natura fa il suo corso Obvio. e si impona. Certo. Vogliamo tornare all'aggressione? Torniamo all'aggressione: alla bimba che dorme in culla, che viene aggredita dal pitbull, qualcuno è eh, dal, dal Rottweiler, Rottweiler insomma, non, non ricordo di preciso. Ecco, qui ce n'è un altro, Cotrofiano, bimba di 5 anni, azzannata dal Rottweiler. Certo, ecco, qualcuno certo. l'ha disturbato prima? Che cosa? Ovviamente, io non, in questo momento non faccio riferimento al fatto di cronaca, perché lì eh, non entro. Però. Ca il caso singolo si può ripetere, certo, okay? certo. quando una persona dorme, soprattutto un bambino che sì. è in una culla, sì. che cosa salta nella testa del cane? C'è qualcuno okay. che secondo te magari lo ha disturbato prima? Ripeto, non faccio riferimenti al fatto di cronaca, sì, sì. non è questa eh, la sede. Allora, non sapendo esattamente ciò che certo. è successo, possiamo andare soltanto per intuizione. No? Mm -hmm. allora, ti faccio un esempio che è come eh, ho vissuto la nascita della mia bambina 14 anni fa. Io sai che opero anche nella, negli interventi assistiti con animali, per cui avevo due Labrador adulte pet in therapy. casa, la Pet therapy. avevo due Labrador adulte in casa, le due Labrador nel momento in cui siamo arrivati con la bambina di 5 giorni, io le ho fatte sedere, gli ho fatto... Conoscere. Vedere la bambina, odorare la bambina, loro hanno capito che la bambina è legata a me e quindi per loro è un nuovo elemento della famiglia che si è aggiunto. Che succede quando la bambina che sta nella culla si sveglia o piange o, o si muove? Che i cani che sono stati abituati alla presenza di un nuovo elemento della famiglia, vengono addirittura ad avvisarci Avvisare. che la bambina si è svegliata. Bene, da questo comportamento di un massimo equilibrio, educazione e istinto di branco nel buon senso della parola, passiamo a chi non ha un cane dove questo è avvenuto, ma semplicemente un cane tipo un Rottweiler che vive in casa e nasce un bambino. Uno, il bambino se non è stato fatto l'iter che ti ho appena detto viene preso come un intruso. Ma non solo, nel bambino i, 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 i suoni che il bambino emette a volte sono dei suoni che possono essere anche simili al suono di altri animali, di altre certo. specie. Quindi, non nel suono del bambino, l'animale può ravvisare un pericolo. Ma brava, ma non solo, anche una preda, perché non dimentichiamo mm. che il cane ha, è un predatore, è un carnivoro ed è eh, a livello genetico. Il cane ha il 99,96% di geni del lupo. Questo cosa significa? Significa che avendo tutti questi geni identici al lupo ha ah, dei rituali di branco. Questi rituali, noi uno, li dobbiamo conoscere. Certo. Due, dobbiamo far capire al cane che questi rituali vanno gestiti in una maniera che ha a che fare con vivere nel branco umano, perché non sta vivendo nel branco cani. Certo. Naturalmente, per poter fare questo bisogna conoscerlo, l'argomento, bisogna sapere insegnare al cane che significa che un bambino sta piangendo e non e è, non una, è preda. una preda. Ma tu non hai mai avuto uh, paura per Deva? Si chiama la bambina, non mi no. ricordo. Non, hai mai avuto... non ho mai avuto paura. E ti voglio, ti voglio dire un altro evento che ha a che fare con l'educazione corretta. Noi non abbiamo più le due Labrador perché sono passati ora tanti anni. Siamo stati un anno senza avere cani in casa. Abbiamo scelto una nuova razza per fare terapia che è il lagotto romagnolo. È un grosso barboncino che adoperano per la ricerca del tartufo, ma è un cane eccezionale a livello caratteriale. Bene, il cucciolo eh, ha i suoi comportamenti. Uno, il cucciolo gioca a lottare, i cuccioli fra loro lottano. È chiaro che per far capire al cucciolo che nel branco umano questa, eh, questo modo di comportarsi ha delle... Sì, si sì, sì, sembra un po' lo sgabello, perché nel frattempo lo sgabello gira. <ride> allora, ti dicevo che il cucciolo, eh, i cuccioli fra loro lottano e lottano per gioco. Bene, far capire al cucciolo che non ci sono i fratelli in casa, ma ci sono degli esseri umani, quindi questo gioco lotta va canalizzato, va indirizzato, va gestito e va canalizzato su un gioco con oggetti. Non con l'essere umano. Perché nel momento in cui il cane ha bisogno di afferrare, afferra lo... le mani, lo... afferra ah. i piedi, afferra i lacci, ah. afferra i giocattoli dei bambini, afferra tutto quello che gli può passare davanti che, per un attimo, attiva la motivazione predatoria, ma poi successivamente esce fuori anche il gioco lotta. Bene. Questo. Però Antonio a questo punto mh, mi viene un dubbio, no? sarebbe opportuno che eh, coloro che insomma, avessero l'intenzione di adottare un amico a quattro zampe che poi deve integrarsi completamente nelle abitudini umane e della famiglia nello specifico, facesse un corso di formazione di questo stiamo parlando. Però è un po' improponibile, che dici? Allora ti dico una cosa Anna, tu mi parlavi all'inizio delle famose razze pericolose. Sì. Benissimo, esiste una legge da diversi anni che purtroppo non è ancora applicata. Cioè? Un patentino per chiunque mm. prende ah. un cane di queste razze particolari. Un patentino e quindi viene dato il patentino dopo aver seguito un corso. Istruzioni è, per l'uso. Istruzioni per l'uso, ma non si è ancora deciso chi deve tenere i corsi, chi deve preparare queste persone e quindi è tutto fermo e, e continuano a morire bambini, anziani, eccetera, eccetera. Uh, allora, speriamo in qualche maniera di aver dato uh, una visione diversa, aver ascoltato in questo. Tu hai parlato lasciami passare il termine come se io avessi in questo momento in studio un rappresentante della razza canina, è vero perché tu sei un grande conoscitore sei a due zampe però insomma sei un grande ne conoscitore vivi in simbiosi e con, con gli animali soprattutto di aver dato delle informazioni utili a chi ci ascolta da casa cioè um, i titoli uh, sensazionalistici li facciamo, ci piacciono per carità eh, a chi più a chi meno, però poi sono quelli, no? uh, fa parte un po' della situazione in generale. Certo. Bisogna informarsi e capire anche perché queste situazioni vengono a verificarsi. Certo. Okay? Concludiamo con un, um, con un messaggio, con un appello soprattutto, se avete razze canine per le quali è richiesto un patentino, attrezzatevi. Oppure state attenti a rispettare in maniera particolare quelli che sono i tempi dei cani, ok? Certo. Rispettiamo i nostri amici a quattro zampe, perché poi non sono dei giochini, eh? attenzione: non sono dei giochini, e molto spesso li trattiamo così: amore di mamma, di papà, li baciamo mm -hmm. sulle labbra, li tocchiamo in zone che invece a loro non sono gradite. Certo. Ho sintetizzato bene quello sì, che sì, tu, che sei un esperto. Bravissima come ci vogliamo salutare Antonio anche la, lancia anche tu un messaggio Beh, voglio lanciare un messaggio sì. eh, un progetto con il canile comunale di Brindisi e l'associazione italiana persone down è appena partito stiamo facendo di tutto per dare in adozione quanti più cani possibile e questo progetto eh, sarà gestito proprio da me come coach educatore cinofilo e dai ragazzi dell'associazione persone down loro insegneranno eh, sotto la mia guida, eh, tante cose simpatiche a questi cani che vivono nel canile comunale e quindi eh, daranno al cittadino eh, l'idea che sono cani affidabili, educati e quindi è una cosa importantissima prenderli in adozione e toglierli da questo, dalle celle. Grazie ad Antonio Regoli, io Antonio ti inviterò ancora eh, per parlare Grazie. di pet therapy e per continuare a trattare questo argomento che ci piace in maniera particolare per la sicurezza delle famiglie e soprattutto dei bambini e nel rispetto dei nostri amici a quattro zampe. Grazie, Grazie a te. per la tua presenza oggi qui.